Ritorna Clarinetto Clarinet, una 3 giorni davvero intensa. Che cosa è accaduto? Noi abbiamo fatto prima una selezione via streaming, perché i ragazzi erano tanti, e poi ne abbiamo ammessi 9 alle semifinali. Li abbiamo fatti venire in presenza della giuria, ovviamente. Una giuria di grande eccezione, perché abbiamo il primo clarinetto dell'Orchestra della Scala, il primo clarinetto della RAI e il primo clarinetto dell'Orchestra Sinfonica di Parigi. Quindi una giuria importante, assieme al nostro caro Giuliano Giuliani, che è un fanese ed è stato per 40 anni il primo oboe e corno inglese del Teatro Comunale di Bologna. Questa è la giuria, abbiamo scaltato questi 9 ragazzi e ne abbiamo portati qua stasera 4. È anche molto difficile poi dare un giudizio, escludere, non è facile, è una cosa che anche... Quest'anno però la giuria è stata molto molto selettiva, si valutava il suono, la qualità del suono, l'intonazione, la tecnica, l'interpretazione, almeno queste, poi tante altre piccole cose come lo staccato, come tante... chi conosce il clarinetto sa che cosa voglio dire. Non c'è un primo vincitore e non c'è un terzo vincitore, quindi solo il secondo abbiamo premiato. È un ragazzo di Braga, in Portogallo, che si chiama Joel Cardoso. Questo è il vincitore di quest'anno, ma secondo posto però. Il vincitore, il secondo posto, con tutte le spiegazioni del caso che sono state date, condividi con noi la tua emozione di questa vittoria. Sono molto contento, è stato un gran piacere e in verità la mia seconda volta qua, anche la seconda volta il secondo premio, è sempre un piacere tornare, mi è piaciuta molto l'esperienza. Ricordiamo ai nostri amici a casa da dove vieni. Io sono portoghese, dalla città di Braga, da un piccolo paese che si chiama Vieira do Minho, però adesso abito in Svizzera, a Lucerna. Da quanto tempo suoni? Io sono il clarinetto probabilmente da 16 anni. Qual è il tuo sogno nel cassetto e cosa vuoi fare da grande? Per me suonare in una grande orchestra sarebbe molto bello. Mi piacerebbe anche suonare un po' per tutto il mondo, fare musica da camera, suonare da solista, tutto un po'. A me piace fare la musica. A chi dedichiamo questa vittoria? Questa vittoria la dedico alla mia mamma e al mio insegnante.